Benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Oggi mi vedete con i capelli mezzi bagnati perché vi farò vedere come realizzo le onde senza il ferro o la piastra, comunque senza calore, e andrò a realizzare due trecce che partiranno da qui. E i capelli, mi raccomando ragazze, assolutamente bagnati, non troppo bagnati ma meno umidi, un po' bagnati, così i capelli si asciugano con quella forma della treccia, quindi si saranno ancora più belli, molto molto più belli. Quindi iniziamo e armatevi di due elastici. Io utilizzo questi qua piccolini, non so neanche ingombranti, e una spazzola. Allora vado a spazzolare i capelli con quello che ho fatto lo shampoo. Ok, e adesso li dividiamo, facciamo una riga al centro. Ok, allora metto nelle dita l'elastino, così poi quando è il momento già ce l'ho a portata di dita, e inizio a prendere una ciocchettina così, non tanto grande, che poi io qui davanti i capelli ce li ho molto molto più corti perché sono bruciati. Sto facendo una treccia normalissima. Spero che vediate. Inizio a intrecciare la treccia. Intrecciare la treccia, vabbè. Faccio due passatine. Così. E poi vado a prendere gli altri capelli. Vabbè, le lastico lo posso prendere. Una volta davanti, una volta dietro, e stringete sempre tanto perché non deve essere, diciamo, morbida, deve essere abbastanza stretta. Vedete che piano piano esce. Dovete portarla indietro. Che sta uscendo, è molto 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 semplice. Dovete solo fare una treccia e piano piano raccogliere tutte le ciocche.
sotto, continuiamo con una treccia normale, sempre molto stretta ovviamente. Quest'altra parte, come vedete, è molto ma molto semplice farle. Poi se volete io non intappo niente, diciamo, perché comunque avendo i capelli grassi preferisco così al naturale, ma potete mettere anche un po' di schiuma qui sulla treccia per magari vengono ancora più mossi, però io preferisco non metterli niente. Da quadrettini mi sembra un po' nella prateria da picnic. Comunque io preferisco farmi le trecce invece che utilizzare il calore per farmi i capelli mossi, perché si bruciano veramente tanto. Infatti i pezzettini che ho corti davanti li ho bruciati per colpa dei boccoli che facevo il ferro con la piastra, quindi preferisco, mi piace anche di più il risultato, preferisco con le trecce semplici, non perdo tempo, ci dormo tutta la notte e domani mattina vi faccio vedere mentre le sciolgo, vi faccio vedere l'effetto, tutto onduloso. Vedete anche voi che ha un effetto molto carino e senza bruciare i capelli. Quindi noi ci vediamo domani. Buongiorno, mi sono svegliata da poco e adesso andiamo a sciogliere queste treccine. Vediamo un po' il risultato. Ovviamente un po' durante la notte mi sono lentate, sono più morbide, però comunque il risultato dovrebbe essere sempre quello. Andiamo. Ok, adesso dobbiamo sistemare un po', intanto scendiamo tutti questi.
sistemiamo un po' perché erano un po' scompigliati. Perfetto, vedete che sono belli, tutti mossi, ondulati. E adesso vado a mettere una mollettina. Sapete che io adoro gli accessori per i capelli. Guardate che graziosi che sono, semplici, veloci no perché vabbè tutta la notte, però comunque mi piacciono tantissimo e poi i capelli non si rovinano neanche. Ok, se volete altri video sui capelli ondulati, mossi, scrivetemelo qui sotto. Noi ci vediamo al prossimo video. Se il video ti è piaciuto iscriviti, lascia un like e attiva la campanellina e per essere sempre aggiornato seguimi anche su Instagram.